Buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Lato Positivo, appunti per il prossimo decennio. Anche questa puntata è un one man show e tra parentesi mi sento abbastanza emozionato perché si parva licet, ovviamente, se è lecito comparare il piccolo con il grande, mi sento come quando Scalfari intervistò il Papa e il paragone più azzardato e presuntuoso e me con Scalfari, perché l'ospite di questa serata è il cardinale Augusto Paolo Loridice, che sicuramente è più accostabile lui al Papa che io a Scalfari su questa storia. Come sta, cardinale? Bene? Bene, ringraziamo Dio, ma insomma ci possiamo accostare serenamente, via. Ognuno, tutte e due, ognuno ha il suo Papa di riferimento, diciamo. Certo, però certo. Mi sciolgo un dubbio all'inizio della trasmissione. Come devo chiamarla? Perché loro mi dicono che devo chiamarla Eccellenza, Eminenza o meglio Don Paolo. Allora, Se uno mi chiama con il titolo, mi deve chiamare Eminenza, non Eccellenza. Eccellenza è il vescovo e Eminenza è il cardinale. Ma se, come spero, le persone, o perlomeno le persone che mi sono vicine, mi chiamano Don Paolo, per me, anzi, come da sempre sono stato chiamato. Le piace la parola, le piace come dire, che la chiamino Don Paolo? Sì, personalmente sì, cioè essere chiamati Eminenza lascia un pochino, no? Come un senso di... Però io rispetto anche le persone, alcuni sacerdoti che magari... sentono questa cosa, insomma, magari più grandi di me, ai quali a mia volta però mi viene spontaneo dare del lei, però insomma, ecco, con grande semplicità, ognuno si senta libero di chiamarmi come vuole. L'importante è che la chiami. Sì, sì, assolutamente. Come le dicevo in apertura, questa trasmissione è divisa in tre blocchi, passato, presente e futuro, è abbastanza banale come definizione, ma ogni blocco ha un suo aspetto particolare. E prima di introdurre questo primo blocco, prego la regia di agevolare la scheda di Catiuscia Vaselli sulla sua biografia. Augusto Paolo Loriudice è nato a Roma il 1 luglio del 1964. Qui è cresciuto frequentando la parrocchia Nostra Signora del Suffragio e Sant'Agostino di Canterbury nel quartiere Torre Maura. A Roma ha conseguito la maturità classica nel 1983, al liceo ginnasio Immanuel Kant. Si è preparato al sacerdozio tra il 1983 e il 1989 al Pontificio Seminario Romano Maggiore ed ha frequentato i corsi di filosofia e teologia tra il 1983 e il 1988 alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito anche la licenza in teologia con specializzazione in teologia fondamentale. A Roma, nella Basilica Lateranense, dal cardinale Ugo Poletti, è stato ordinato diacono il 29 ottobre 1988 e sacerdote il 6 maggio 1989. Da sacerdote è stato vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio, vicario parrocchiale della parrocchia di San Vigilio, parroco a Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca, direttore spirituale nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, parroco a San Luca Evangelista, ma dal 2013 è tra i membri fondatori dell'associazione Dorian Dote Onlus, che si occupa di sostegno e accompagnamento a bambini e famiglie, della quale è presidente. Eletto vescovo titolare di Alba Marittima e vescovo ausiliare della diocesi di Roma da Sua Santità Papa Francesco il 6 marzo 2015, ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 23 maggio a Roma nella Basilica Lateranense. Dopo l'ordinazione episcopale è stato a Roma vescovo incaricato per il settore sud della diocesi di Roma. In quanto vescovo ausiliare di Roma è stato membro della conferenza episcopale laziale dal 2015 al 2019, in seno alla quale è stato presidente della commissione episcopale per le migrazioni. Il 6 maggio 2019 Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita dell'arcidiocesi metropolitana di Siena, Colle Valdelsa Montalcino, della quale ha preso possesso il 16 giugno, con il solenne ingresso nella diocesi e celebrando nella cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in Siena. Il 23 giugno ha visitato per la prima volta le concattedrale dei Santi Alberto e Marziale in Colle Valdelsa e del Santissimo Salvatore in Montalcino. Come metropolita ha ricevuto il pallio da Papa Francesco il 29 giugno 2019 nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Membro della Conferenza Episcopale Toscana dal 2019, in seno alla quale è vescovo delegato per le migrazioni e vescovo delegato per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le chiese. Il 21 luglio 2022 Papa Francesco lo ha nominato vescovo della diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza,
unendo questa sede solo in persona episcopi all'arcidiocesi metropolitana di Siena, Colle Valdelsa e Montalcino. L'arcivescovo-vescovo ha preso possesso canonico della sede il 3 settembre, facendo solenne ingresso nella diocesi e celebrando nella cattedrale di Santa Maria Assunta in Montepulciano. Preconizzato cardinale nell'Angelus del 25 ottobre 2020, è stato creato cardinale da Papa Francesco nel Concistoro del 28 novembre dello stesso anno, ricevendo il titolo di Santa Maria di Buonconsiglio, titolo di nuova creazione del quale ha preso possesso con una celebrazione eucaristica il 2 giugno 2021 nell'omonima chiesa a Roma. Il 16 dicembre 2020 il Santo Padre lo annovera tra i membri della Congregazione per i Vescovi, che dal 5 giugno 2022 è diventato Dicastero per i Vescovi. Con la lettera della Congregazione per il Clero del 21 dicembre 2021 è stato nominato per un quinquennio rinnovabile a partire dal 1 gennaio 2022 rappresentante della Santa Sede alla Comunità di Nomadelfia, associazione privata di fedeli approvata dalla Santa Sede nel comune della diocesi di Grosseto. Nominato a partire dal 1 gennaio 2024 nel collegio dei giudici della Corte di Cassazione dello Stato di Città del Vaticano, presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, accanto allo giudice, il pontefice ha nominato giudici della medesima corte il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e padre Mauro Gambetti, già custode del Sacro Convento di Assisi. Ha visto la scheda, è abbastanza molto esaustiva, ma a me è rimasta una curiosità leggendo gli appunti anche che i suoi collaboratori mi hanno preparato. Quando ha ricevuto la chiamata, gliela chiedo da un ex chierichetto, sono stato capo chierichetto fino a 14 anni, poi boy scout degradato in qualche modo, ma quando ha ricevuto la chiamata, quando ha capito che voleva fare il sacerdote? Ma io penso un po' come tutti, o perlomeno come alcune storie, perché poi ci sono anche storie diverse. Erano gli anni del liceo, gli anni sì, più o meno dell'adolescenza, in cui si cresceva insieme, si viveva condividendo tante esperienze con gruppi di coetanei e ponendomi delle domande, ecco, questo sì. Posso dire che mi sono posto delle domande forse intorno ai 16, 17, 18 anni, in quell'arco di tempo. Ho avuto la fortuna di avere vicino un prete che mi ha veramente accompagnato, che ho conosciuto quando lui diventò prete e io avevo 11 anni. Quindi c'è sempre una figura di riferimento. Di solito sì. L'ho riscontrato poi dall'altra parte, diciamo così, quando ho accompagnato io giovani che si presentavano, che volevano entrare in seminario, e ti rendi conto che al 99,9% dei casi c'è sempre almeno un prete di riferimento che in qualche modo ti trasmette questo desiderio. Erano i missionari quelli che facevano veramente appeal, facevano veramente questo, da guida. Ma questo dipende, perché secondo me c'è un po' di tutto, cioè può esserci il missionario che ti colpisce magari per i racconti, questo un po' di anni fa c'era, no? C'era tanto questa abitudine, oggi si è persa un pochino, anche se devo dire che in alcune situazioni, per esempio nella diocesi di Montepulciano a Torrita, di Siena, si è svolta per 15 giorni una missione che si è conclusa 2 giorni fa. Ho sentito ieri sera il parroco, io l'ho aperta con i missionari del Preziosissimo Sangue per sentire com'è andata e lui era molto contento di tutto questo. C'erano molti giovani a Torrita a sentirli. C'erano anche giovani, mi ha detto insomma, per quanto è un piccolo centro, c'è qualcuno che come è ovvio sempre che resta indifferente, ma anche perché la bellezza di questa esperienza era che quando 2 domeniche fa l'ho aperta, non c'erano solo alcuni sacerdoti dei missionari del Preziosissimo Sangue, ma anche una famiglia, padre, madre e 2 figli, e altri 2 giovani ragazzi che avevano forse 16-17 anni, che avevano appunto addirittura presi le ferie e ragazzi chiesto un permesso per non andare a scuola, per poter vivere in un paese lontano. Uno era abruzzese, uno era di Latina, mi pare, quindi una bella esperienza. Ci credo. Ma che tipo di sacerdote era Don Paolo all'inizio? Ma dunque, io è strana questa cosa, perché io ero da sempre, quando eravamo ragazzi nella mia parrocchia, ero un po' la parte, come dire, un po' più quadrata, no? Di quelli che insomma cercavano di mantenere, tra virgolette, un po' l'ortodossia, dico scherzando, perché avevamo un altro gruppo sempre di noi, che invece scrivevano su un giornale, era un giornale di quartiere, no?
che si chiama Prospettiva, molto interessante, però sempre un po' politicizzato, eccetera. Noi eravamo, noi, dico noi perché eravamo un terzetto, io e altri due, carissimi amici che eravamo, insomma, abbiamo un po', siamo un po' cresciuti insieme, tra l'altro uno, un altro di questi tre, uno adesso è ingegnere elettronico in America e l'altro purtroppo, mio coetaneo, abbiamo fatto tutto insieme il percorso di preparazione anche per entrare in seminario, poi lui ha scelto, si è sposato, ha due figli e purtroppo 2 anni fa è morto sotto il Covid, e abbiamo trascorso tutta l'infanzia insieme, le elementari, le medie, eccetera. E ero appunto così, poi diciamo così l'ingresso in seminario, io ero un po' nell'ambito di quel gruppo, come dire, un po' il teologo della situazione, cioè quello che cercava di riportare, no, sempre un po' l'ordine nelle cose che magari attentavano di andare così. Sì, in altre direzioni. Infatti liceo Immanuel Kant, quindi padre anche il nome dal liceo si vedeva. Ma non solo, e noi fu, io quando io facevo il terzo o il quarto, che allora si chiamava primo o secondo liceo classico, ci fu un sondaggio nella scuola per scegliere il nome del liceo che non aveva nome, e ricordo che con la mia classe, con l'insegnante di filosofia, venne fuori. Kant. Diciamo che ecco, questa proposta di chiamarlo Emanuele Kant è andata e di fatto oggi si chiama così, insomma. Allora era prima succursale di un altro liceo, poi divenne il nome della via, via Gino Dall'Oro, e poi si chiamò alla fine, come tuttora si chiama, poi adesso ha cambiato anche sede, si è spostato di qualche edificio, perché noi eravamo nella sede, che era una palazzina, dove adesso c'è la polizia, adesso c'è il posto di polizia del luogo, del quartiere. È un bel salto. E invece, quando, di tutta la sua biografia, c'è un quartiere che mi è rimasto impresso, Tor Bella Monaca, uno perché lo conosco in qualche modo, però com'era essere parroco a Tor Bella Monaca? Dunque, Tor Bella Monaca è ovviamente l'avventura, ovviamente da grande, per quanto fossi il parroco più giovane a Roma in quel momento, non avevo neanche, avevo 32 anni, prete da 8, e per noi a Roma adesso l'età si sta ancora abbassando rispetto a quando si diventa parroci, non come in piccole diocesi, no? Dove sei parroco quasi subito, si aspetta almeno 10-12 anni, e io ero forse quel parroco più giovane per un paio d'anni. Mi trovai catapultato in una realtà che in parte conoscevo, perché mia madre, ufficiale postale, ci lavorava da una quindicina d'anni, ma forse anche di più. Quindi conosceva un po' i suoi parrocchiani, tutti? Beh, no, conoscere direttamente i parrocchiani no, ma conoscevo quel quartiere dai racconti di mia madre. Poi era interessante perché quando la domenica sera, da viceparroco, andavo a casa, a cena a casa per stare un paio d'ore con i miei che già frequentavano quella parrocchia, ovviamente prima che io andassi, perché erano... Non era la parrocchia proprio territoriale, ma quella immediatamente prossima. Mio padre, che era un artista, lui piaceva, no, questa architettura un po' avveniristica di quella chiesa, e andavano a messa la domenica sera, e quando mi trovavo con loro a cena mi raccontavano le cose che il mio predecessore raccontava, quindi i disastri più totali, gli omicidi, scippi, furti, eccetera. Però per me era un pensiero lontano, come tutte le cose, ma posso dire la stessa cosa di Siena, però il bello della vita... Non credo che può dire... Non ho mai visto uno ship a Siena. Non in questo senso. Ci sono nel senso sacco di te. Che io in quel momento, un sacco di salite da questo punto. In quel momento non avrei mai pensato che poi ci sarei andato io a fare il parroco lì, come fino al giorno che mi è stato detto, non avrei mai immaginato neanche nell'anticamera del cervello che sarei venuto a fare il vescovo a Siena, era solo questo il riferimento, no, poi assolutamente non c'entra, arriviamo, nulla. Però non c'entra nulla, assolutamente. Adesso facciamo un piccolo salto, da Tor Bella Monaca a Alba Adriatica, è stato vescovo di Alba Adriatica prima, c'è mai andato? No, nel senso che essendo da vescovo ausiliare, i vescovi non titolari di una diocesi, quindi vescovi diocesani, cioè vescovi titolari, devono avere un titolo, chiamiamolo fittizio, di una diocesi che non esiste più. Ricordo che, perché quella Alba Adriatica è una diocesi che ormai è incorporata a un'altra, che quindi non esiste, ricordo che però ci scrivemmo con il vescovo di quella diocesi. No. Avevo in mente di andarci, così ci eravamo detti, poi non ho avuto il tempo, anche lì solo 4 anni, quindi non c'è stato tranquillo, tempo. È un po' come dire anonimo sull'Adriatica, ma sono tutti uguali quei posti, l'Alba Adriatica, Pineto, Giulianova, sono tutti uguali quei posti. Quindi non c'è mai andato, però è stato per pochi mesi, quanto è stato? No, è titolare per un sacco di... No, attenzione, adesso errata corrige, era una diocesi che non esiste non più, esiste. Ma in Albania... Non c'entra nulla l'Alba Adriatica nostra. Quindi è tutto un'Alba Adriatica. No, assolutamente. È una diocesi che non esiste più. Okay.
che quindi... Allora ho sballato, secondo me è sballata anche la scheda, ma comunque... No, perché Alba Adriatica non c'entra nulla l'Abruzzo è in questo. Non c'entra nulla l'Abruzzo. No, assolutamente no. Senta, io fui il primo, non voglio un grande merito, a rivelare sulla Nazione che lei sarebbe stato il nuovo vescovo di Siena. C'erano i tempi in cui si discuteva se Monsignor Buoncristiani potesse ricevere una proroga, non so se si usava a quei tempi avere una proroga. È possibile. Di qualche anno. Però noi avemmo subito il sentore che Papa Francesco voleva affidare a un altro la diocesi di Siena con le Valdese e Montalcino. E da fonti ben informate della Curia mi informarono che era stato lei il prescelto. Mi chiamarono, era quasi le 9 di sera, mi chiamarono dalla Curia e dice: guarda, il nuovo arcivescovo è lui. E io trovai subito tutti i suoi riferimenti e chiesi aiuto a un suo grande amico, ma poi ne parliamo del suo grande amico. Ricorda chi fu il primo senese che incontrò a Siena la prima volta che venne? Benissimo, perché ce lo raccontiamo spesso. Me l'ha raccontato anche a me lui. Simpaticissimo. Perché io dunque ebbi, o meglio, la nomina è stata appunto il 6 maggio, e quindi l'ufficializzazione della nomina. Lei mi chiamò al telefono e io dissi: guardi, non so, cioè feci molto il vago perché la nomina, ed era il giorno prima, il 5 maggio, e il 6 uscì la nomina, cioè fu resa pubblica. In quel momento, dopo un piccolo messaggio che di solito, solitamente il nuovo vescovo dà, un testo scritto insomma che si manda, e guardai, cioè durante quel pomeriggio sfogliai l'agenda di quando ci posso andare, e mi resi conto che nelle diciamo 2 settimane che erano davanti, praticamente tra il 6 e il 20 maggio avevo delle giornate talmente piene che mi sarebbe stato un grande problema. Mi rimaneva libero il 7 maggio. Dico: però che faccio, ci vado? Sembra brutto, il giorno dopo vai subito lì, ti presenti, come dire, però se non ci vado poi magari ci devo andare fra 3 settimane, no, è ancora peggio. Dico: vado in silenzio, magari nessuno mi vede, però ebbi l'ingenuità di mettere il navigatore per muovermi nelle strade, non avevo idea della viabilità senese, mi ritrovo in mezzo ai pedoni, strade piene di pedoni, in un posto sicuramente... che era la via del Monte dei Paschi, della Fondazione Monte dei Paschi. Quindi si trova a Banchi di Sotto. E Banchi di Sotto, esatto. E a quel punto, a un certo punto, non sapendo più dove andare, piano piano, passo Duomo perché era pieno di gente, abbasso il finestrino e vedo un signore distinto con il giornale in mano, un giornale. No, è sicuramente La Nazione, guarda, su quello non c'è problema. Questo non me lo ricordo, penso di sì. Il quale osserva me e abbassa gli occhi sul giornale. Lo fa un paio di volte, io non capivo, ma fino a un certo punto. Poi chiesi, anzi no, fu lui a intercettare il mio disagio, dico: che per caso lei deve andare in Duomo o in Palazzo Arcivescovo? Ecco, dico sì, grazie, e mi diede delle indicazioni. Scoprì successivamente che si trattava del presidente della fondazione. Carlo, se la racconta sempre questa storia, sì. Sono io che ho portato l'arcivescovo in Duomo. Fu molto simpatica questa cosa, veramente sì. Trovai immediata grande accoglienza. Allora ho detto: qui veramente a Siena secondo me si sta bene. Intuì questa cosa, ma non avevo nessun elemento per poterlo dire. Ovviamente poi accadere. Però prima di farlo, capì subito che la nomina di Papa Francesco fu un forte segnale di rottura rispetto al passato. Sì, questo lo capii un po' in funzione del fatto che... Le dette delle regole di ingaggio, non lo so. No, lui è stato... Dunque, normalmente la comunicazione la fa il nunzio, sì. Nunzio apostolico. E fu così anche per me. Quando fui chiamato al telefono dal nunzio, come si dice scherzando, se ti chiama il nunzio apostolico e ti chiede un appuntamento immediato, o hai combinato qualcosa di grosso oppure c'è in ballo qualche questione. Un ausiliare a Roma, io ero abbastanza giovane, si sa che non ci vai in pensione da ausiliare a Roma se diventi vescovo a 50 anni o giù di lì, quindi pensavo di stare qualche altro anno. E invece, appunto, il nunzio mi chiama, vado e ecco, una situazione del genere, no? È chiaro che c'è un po' di... Quindi, che mi deve dire? E lui, io mi siedo, mi godo la scena, lui apre una cartella e mi pronuncia questa parola: Siena. Così, proprio senza dire nulla. Ovviamente uno capisce di che stiamo parlando, no? E allora, a quel punto, da quel momento, insomma, si è cominciato a intravedere. Poi dopo, quando incontrai il Papa qualche giorno dopo...
E lui mi un po' così col suo la sua solita ironia, mi chiama, mi dice, e mi fa col dito così: Santa Caterina ti ha fatto un bello scherzo, come dire, mandandoti da Roma a Siena. E io dissi, ma io che c'entro con Siena? Io che cosa ho a che fare, no, con questa città che è nell'immaginario collettivo, ecco, la città dell'arte, la città dei turisti, la città borghese, insomma, no, tutta carina, E dico, io sono abituato a lei, lo sa, ad ambienti più... E mi interrompe e fa, e io per questo ti ci mando, vai. Io vado, volentieri, nessun problema. Secondo come me ha avuto una bella visione. Adesso c'è il primo stacco pubblicitario, ma... Proprio questo sarà il tramite del secondo blocco. Prego la regia di agevolare la cosa pubblicitaria. Bentornati. Tornavo proprio dal gancio che Cardinale Leo XII ci ha fornito su questa, diciamo, regola di ingaggio parziale del Papa nella sua nomina a Siena. Io ricordo abbastanza vividamente quel 16 giugno 2019 quando arrivò a Siena, l'accolsero a Porta Pispini dei giovani con degli... Porta Romana, dei giovani con degli striscioni, insomma. Perché i ragazzi sanno fare, fecero anche in quell'occasione, guidati e coordinati tutta la cosa da Don Vittorio, dagli altri sacerdoti di Don Emanuele, della pastorale giovanile, insomma... Quella le piacque, ma quando arrivò in Piazza Duomo, che c'era tutto, che mancava ancora qualcuno, ma poi arrivò di... Che cosa ricorda di quel giorno? Beh, ricordo tanta gente, tantissima gente, tanti volti, incroci, che ovviamente non ho modo di ricordare, in quel momento non conoscevo nessuno, quindi non posso riassociare. Poi, magari rivedendo dei filmati, ho detto, ah, tu eri lì, come si usa fare in questi casi. Ricordo un grande senso di un desiderio, cioè di conoscermi, di sapere chi ero, e percepì, questo sì, quel giorno e anche successivamente, una grande attesa, come dire, insomma, che c'era bisogno, come è naturale che sia in tanti casi, dopo magari un episcopato magari parecchio lungo, no? E allora, ecco, io ebbi una sensazione immediatamente molto positiva, ecco, di un'accoglienza. Anche perché fu sicuramente di rotture, e anche perché percepì che c'era qualcuno che non gradiva l'arrivo di un arcivescovo che veniva definito dalla parte dei migranti, perché lei aveva a che fare anche, fu un protagonista anche di diverse polemiche col ministro Salvini a quell'epoca. Sì, ma anche, devo dire, anche molto, come dire, costruite. Ecco, io non ho mai incontrato di persona il ministro Salvini. Questo può essere un vantaggio, però può essere anche neutro come concetto. Questo lo lascio a lei giudizio, non ho conclusioni con nessuno. Però, io l'ho incontrato diverse volte, è simpatico. Non lo metto in dubbio. Mi colpì una sua espressione, questo lo dico quando ancora ero a Roma, in riferimento a quando appunto il ministro eccetera, un'espressione un po' forte che magari da un ministro non mi sarei aspettato, no? È finita la pacchia per appunto, no, il tema delle migrazioni che arriva. E lì, parlando anche in altri contesti, dico io, magari, insomma, in una situazione così delicata, così, senza dire a ragione, a torto, eccetera, magari non esprimerei in un linguaggio un po' così, no, da quasi... con cui se uno stesse al bar a prendere un caffè, non mi esprimerei così su un tema che comunque ha visto e vede migliaia di morti, tanta gente. Posto che il problema esiste, non sto dicendo che non c'è o che va bene così un'accoglienza indiscriminata, il Papa fu una delle prime espressioni che usò, l'accoglienza deve essere intelligente, pensata, altrimenti diventa un massacro a prescindere da chi pensa di accogliere comunque chiunque indiscriminatamente, da chi invece vorrebbe mettere muri, barriere o addirittura sparare ai gommoni che arrivano dall'altra parte, insomma, del Mediterraneo. Però c'era un altro termine che a me non piacque in quel periodo là, anche se successivo, residuo di accoglienza, quando si riferirono a migranti rimasti... È questo un po' il tema, cioè questo trattare certi argomenti in maniera un po' così, cioè troppo semplicistica e troppo con un linguaggio un po' troppo volgare. E credo che certi temi, quando si tratta di persone, a prescindere bisogna, ecco, usare anche in un linguaggio istituzionale, a maggior ragione, bisogna usare un linguaggio adeguato che sottolinei e faccia capire i problemi, anche sottolinei una posizione personale che io non posso, non discuto. Però di fatto io non ho avuto mai occasione di incontrarmici. E certo, negli ultimi anni, e anche da vescovo, di 4 anni da vescovo, ho avuto un po' questo strascico, chiamiamolo così, di essermi occupato molto
di migranti e dei Rom, soprattutto degli zingari, per 15 anni a Roma. Aver fondato un'associazione, sì, questa venne fuori proprio dall'esperienza che abbiamo vissuto con i bambini Rom. E quindi portavo dietro questo alone, però anche che io ho sempre però messo molto da parte. A me, come spesso ho detto, quando mi dicevano: ah, il prete della strada, il prete degli zii, no, io sono il prete del popolo di Dio, punto. Poi il popolo di Dio è fatto di tutto e tutti, dai bambini abbandonati agli zii, ai bambini normali, ai ricchi, a chiunque. E io penso che ognuno di noi, almeno per me, un prete deve stare dalla parte di chi ha vicino, del mondo che gli è affidato, della parrocchia che lui ha. Io infatti sono stato in ambienti, 6 quartieri a Roma, molto diversi, da Torbella Monaca, che lei ha citato prima, fino anche ai quartieri alti, all'Eur, cioè all'Ottavo Corso. È stato anche al Prenestino, all'Eur. Al Prenestino anche, insomma, cioè, per dire, ho vissuto in quartieri molto diversi uno dall'altro, dove c'era ricchezza, tanta ricchezza, ma anche estrema povertà, estremo disagio. Ecco, questi 4 anni e mezzo da arcivescovo di Siena, Valdelsa Montalcino, è stato più lei a togliere un po' di puzza sotto il naso a Siena, o Siena l'ha messo un po' di puzza sotto il naso a lei? Che cosa pensa di sapere? Io questo non, di me non lo posso, non so, non giudico, non mi giudico, a me non sembra, anzi. Puzza sotto il naso, nel senso di presunzione, come dire, di un po' di supponenza, di autocelebrazione in qualche modo, cioè come se Siena l'avesse, come dire, trasmessa a me in questo senso, no? Se può la contaminare, oppure lei ha in qualche modo ha tolto un po' di peso sotto il naso a Siena. La prima me la auguro, la seconda spero di no, insomma. Ecco, questo però non è lei che deve giudicare, non dovrei essere a giudicarmi, certo, né giudicare me e né giudicare questa supponenza o questo salottino senese. Io provo a essere me stesso sempre, in tutti gli ambienti. Però ricorda un po' qual è stato il suo primo impatto, che tipo di giochi si aspettava di trovare? Diciamo così, non avevo proprio idea, perché ripeto, conoscevo Siena così, da turista, quel turista che viene a Siena, così come tutti. Certamente la presenza di Caterina, una presenza di Santa Caterina, una presenza imponente, non è un dettaglio. E il Papa fu la prima cosa che mi citò, no? Siena, si pensa immediatamente a Caterina. Quindi un luogo dove certamente si era accorpata la santità. Ebbi modo, alcuni anni prima, nel 2002, di venirci, di portarci il gruppo dei giovani della parrocchia per un percorso, un campo classico, campo invernale, sulle orme di Santa Caterina. Quindi ricordo di aver letto parte dell'epistolario, di averlo riproposto ai ragazzi, qualcosa anche di altri testi, del dialogo, cioè perché puntavamo a far conoscere una figura di santo anche alla luce del luogo dove si trovava, come altri santi in Italia. E quell'anno fu la volta di Santa Caterina, una città senz'altro molto bella, gradevole, proprio una città che si visita molto piacevolmente. Io parto dal presupposto che devo prima rendermi conto, conoscere, capire dove sono, e poi eventualmente provare a immettere qualcosa, a offrire qualcosa. Ma in 4 anni e mezzo però c'è entrato la grande, ha capito quali erano le differenze tra il prima e il dopo? Beh sì, sicuramente un piccolo centro, questo per me già è stata una grossa differenza, perché abituato a vivere, è vero che anche un quartiere, se vogliamo anche Roma, è divisa in quartieri, quindi un quartiere non è tutta la città, anzi ci sono dei quartieri che sembrano altri mondi e dei quartieri esterni, fuori raccordo, che dove le persone che ci vivono dicono andiamo a Roma, cioè non dicono andiamo in centro, cioè andiamo a Roma, come se venissero da un paese a 30 km, e questo d'accordo, però non c'è dubbio che comunque vivere in un qualsiasi quartiere di Roma ti porta a una mobilità che coinvolge tutta la città, faticosissima, dove il traffico è sempre più intenso, e lo era anche negli anni passati. Quindi una città dove è faticoso, bellissima, unica al mondo, senza ombra di dubbio, però impegnativa e faticosa, in un luogo dove certamente è tutto più piccolo. Per me vale questa immagine che ho usato, che ho raccontato tante volte anche a lei o ai suoi colleghi. Per me Roma era un po' come un oceano, di fronte al quale, nel quale stavi, e che comunque qualsiasi cosa facevi pastoralmente, anche dal punto di vista dell'azione ministeriale, è una goccia nell'oceano, che però ci vuole, perché l'oceano è fatto di gocce. Siena è come un bel lago di cui tu vedi Siena, e che Siena, la diocesi non è solo Siena ovviamente, Siena è un quarto della diocesi, quindi gli altri 3 quarti sono esterni alla città di Siena, però è un bel lago dove tu vedi anche l'altra sponda, dove
con pazienza, con certe idee, certe proposte, si può fare un cammino di fede, secondo me, alla luce di tutta un'esperienza, di una strutturazione della città che è già data, cioè che non è che arrivo io e la cambio, la strutturazione nelle 17 contrade, cioè il mondo così come è fatto non lo devo, ma sarebbe assurdo e sbagliatissimo se uno pensasse di cambiare un certo modo di essere. Bisogna entrare in quel mondo e cercare di dare il proprio contributo. Per quanto mi riguarda, il contributo è metterci nella linea del Vangelo e proporre o raccontare o, come si dice, annunciare il Vangelo. Non ha mai avuto una cosa che hanno spesso i sindaci di Siena, quella di dire, ma se fossi capitato quando la diocesi contava tanto e aveva anche i soldi del Monte dei Paschi, no, della fondazione. Io penso, ho sempre pensato, e invece essenzialmente il contrario. Come, diciamo, meno male che sono capitato adesso. Sì, cioè nel senso, meno male che sono adesso e meno male che un po' è finita questa narcotizzazione. Sì, sono d'accordo con la sua idea di narcotico. L'ho detto tante volte, da quello che ho capito, da quello che mi è stato raccontato, perché non è neanche giusto, insomma, cioè voglio dire, ognuno deve imparare a camminare con i propri piedi, poi che ci siano sostegni, aiuti, progetti da condividere con le istituzioni, ben venga, ci mancherebbe altro, ma questa profusione, questa pioggia di denaro che pioveva su tutto e tutti, certamente narcotizza un ambiente. Quindi ringraziamo Dio che non è più così, speriamo che laddove ci sono dei problemi seri, delicati, particolari, che riguardano soprattutto il disagio della gente, possiamo dare una mano e magari aiutarli a risolverli. Scelga una cosa prima di passare al secondo. Scelga una cosa di questi 4 anni e mezzo, un ricordo che la colpisca, non riguarda anche Siena, riguarda anche Colle, Montalcino, un paese della provincia, qualcosa che l'ha colpita in generale, positivamente, negativamente, non so. Beh, certamente, allora, da un punto di vista formale, certamente a Siena la vita delle contrade mi ha colpito molto. Ho sempre, l'ho detto tante volte anche questo, io credo che sia un modello, non dico unico al mondo, no, non lo saprei dire, ma sicuramente unico in Italia, forse in Europa, cioè un modello di una città che certamente punta molto a questi 2 giorni cosiddetti, no, di palio intensi, dove c'è veramente una vera e propria gara, quell'intensità, quel clima che si crea, quel silenzio, no, quando si estraggono, sì, insomma, quando si è lì davanti in quel momento prima di iniziare, insomma, la corsa. E questo ok, ma questo c'è anche in tante altre città, manifestazioni molto significative, ma quello che è tutto il resto degli anni, cioè l'organizzazione, la capillarità, l'attenzione, il volontariato che si vive dentro le contrade, io non l'ho mai visto da nessuna parte, cioè una mobilitazione molto molto fitta, cioè dove tu vedi, io ho visto coinvolto, mi colpì subito, le prime cene, i primi giorni che ero qui, dove vedevi i ragazzini di 11 anni che servivano ai tavoli, che uno pensa a questo genere di cose, magari le pensi in situazioni parrocchiali, no? Anche noi nelle parrocchie abbiamo sempre fatto così, ma qui i numeri sono molto più grandi. Questo senz'altro per me è stato un motivo di anche di speranza, dico, ma guarda un po', una città organizzata in questo modo e che mette tante risorse a disposizione, umane proprio, può diventare veramente un modello, addirittura secondo me, di civitas, cioè il modello di una città che se fosse... Dahrendorf lo era. Quando venne a fare una lezione Dahrendorf all'università, erano gli anni delle famose rivoluzioni di velluto, dopo il crollo del muro di Berlino, e Dahrendorf disse ai paesi dell'est dell'Europa, Cecoslovacchia, Romania, Polonia, roba genere, dovete avere un reticolo di associazioni di unione tra cittadini per dare forza alle democrazie che sono gracili. Prendete esempio dalle contrade di Siena, che sono la rete che dà forza alla democrazia tra la città in qualche modo. Lo so anche in un suo libro sul post-rivoluzione dell'89. Perché è vero, le gruppi di volontariato, associazioni, e ne trovo dovunque, ma da nessuna parte organizzato in questo modo così capillare. Cioè, perché io trovo paesi dove ci sono 5 associazioni, paesini di 300 abitanti, Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, col rischio che a volte, non dico ci si pesta un po' i piedi, no? Sicuramente, si litiga sicuro. Però invece un'organizzazione così capillare, così strutturata, effettivamente per me è un modello di riferimento, che è un modello che sarebbe utile anche a noi come Chiesa. Cioè immaginare di organizzare in questo modo, ovviamente con contenuti diversi, ci mancherebbe, anche la vita della Chiesa. Il magistrato delle contrade potrebbe corrispondere a un incontro, noi li chiamiamo incontri magari di forania o cose di questo genere, dove però c'è una democrazia
e nello stesso tempo una gerarchia assoluta, cioè il, sì, priore, sì, il priore. Una volta scelto è lui. Esatto, però una volta scelto, però un anno, due anni, poi via e ce ne viene un altro al tuo posto, quindi... Facciamo un altro salto temporale, anche questa fu una sorpresa, un giorno uno sente un angelus del Papa e scopre che tra i cardinali c'è anche lei, e lei usò, quando la chiamammo ovviamente, le sue parole francamente non se l'aspettava di sicuro, anzi non sentì nemmeno che fu la nome, però quando il Papa le consegnò la berretta cardinalizia, le disse, almeno così riferì lei, ora continua a sporcarti le mani e stare vicino. Sì, 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 assolutamente. Ma io anche questo l'ho raccontato tante volte, quando mi fece vescovo nel 2015 e quando lo incontrai in una parrocchia a Ostia, dell'Alto Regina Pacis, mi avvicinò e gli, non ti dimenticare, ricordati dell'umiltà e dei poveri. Mi diede questa consegna e non ero ancora vescovo, quando mi aveva appena nominato da qualche giorno, sì. E chiaro, cioè, è ovvio che queste sono le sue corde fondamentali, cioè che lui cerca di evangelicamente, perché io sfido chiunque a trovare qualcosa che il Papa ha detto che non sia già in qualche modo presente nel Vangelo. E questo, però questo è un altro discorso. E quindi sì, sì, assolutamente sì, e lo disse a tutti, proprio anche nell'omelia che fece. Anche agli altri cardinali. Sì, cioè, il discorso era questo, ma lui ci torna spesso su queste cose, ma questo lo disse anche personalmente a me, ho detto guardi, come gli dissi allora sul tema dei poveri, sfonda una porta aperta, e sull'umiltà, lo so che è una lotta che bisogna combattere tutta la vita fino agli ultimi istanti, insomma, per cui sappiamo bene. Siena prima di lei era da due secoli che non aveva un cardinale, no? Sì, 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 l'ho saputo, insomma, sì, sì, ho anche gli stemmi nel palazzo arcivescovile del cardinale Zondadari, sì, Zondadari. Sì, sì. Sa qualcosa di lui o no? Ma no, niente di particolare, certamente è un altro mondo, è un altro modo di essere cardinali, cioè chiaramente siamo a fine Settecento, siamo ancora in un clima completamente diverso. C'è la famiglia Zondadari è ancora presente qui a Siena, insomma, sì. Come disse Harry James, a Siena tutto è senese, ogni cosa è senese. E poi queste terre hanno dato in Natale a quattro papi, io mi ricordo, l'ho segnati perché francamente con tutti Alessandro III, Pio II, Pio III e Alessandro VII. Questi sono i papi senesi. Uh-huh. E questi contribuiscono tutte e quattro allo sviluppo artistico e urbanistico sia di Siena che di Roma e anche di Pienza, ovviamente. Assolutamente. Lei ha qualche papa di riferimento, ovviamente, escluso Papa Francesco, c'è qualche papa nella storia che fa... Nella storia recente, la storia antica è ovviamente un po' più lontana nei modi, nei pensieri, eccetera. La storia recente a me piace, Giovanni Paolo I, come dire, per me fu una... In un ripensamento, ovviamente ero troppo piccolo, avevo 14 anni quando quei pochi giorni che lui visse da Papa. Sai che pensavo che avesse più peso? Cioè, quei 33 giorni furono... Sicuramente estremamente significativi. E per me, proprio come figura umana, mi è rimasta veramente nel pensiero, nelle idee, Paolo VI. Perché il resto, anche Giovanni XXIII, se ci penso, però un po' più lontano. Paolo VI e l'Evangeli Nunziandi, cioè tanta parte del suo insegnamento, per quanto anche lui fosse un uomo di curia, un signore, ancora forse un po' un principe della Chiesa, e, però veramente all'umiltà, il caso Moro, ripeto, vissuti da adolescente, 14-15 anni, insomma, quegli anni, e quella morte, ricordo questo, la morte di Paolo VI, che per me è rimasto un punto di riferimento importante, cioè lo ricordo sempre e lo penso, chiaro, molto diverso da me. Giovanni Paolo I fu proprio anche nelle cose che ho letto, nei film che hanno fatto, cioè ho ritrovato veramente tantissimi aspetti, come dire, non dico legati a me, ma insomma in qualche modo che potevano appartenermi, prima ausiliare, poi titolare poi di Venezia, insomma una storia molto molto particolare, questo suo dedicarsi, un po' in qualche modo anche anticipando, non a quel livello, ovviamente siamo pure a 40 anni fa o più, no, anticipando un po' qualcosa di Papa Francesco, che è chiaramente uno scenario completamente diverso, però sicuramente con tante similitudini. Perfetto. Adesso alla regia chiedo di inserire il videomessaggio del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo oppure di rimandarla dopo la pubblicità. Può scegliere come preferisce, tanto fa da cesura tra i due blocchi. Prego.
Ho avuto il piacere di incontrare il cardinale Lo Iudice in più occasioni, in diverse circostanze, più istituzionali e meno istituzionali. Ho avuto modo di conoscere non solo il pastore della Chiesa, l'autorità ecclesiastica, ma soprattutto l'uomo con i tratti specifici della sua personalità. Porto con me tanti ricordi, in particolare consentitemi di ricordarvi l'incontro che abbiamo avuto con tante ragazze e ragazzi al campo estivo sulla legalità organizzata da Libera nella tenuta di Suvignano a Monterone d'Arbia. È stato davvero bello ascoltare le sue parole da uomo, da pastore di strada. Si respirava un'aria di forte motivazione, di grande determinazione, di impegno sociale. È stato per me un momento bello, intenso, che porterò come uno dei momenti più belli della mia esperienza da amministratore locale. E in questa circostanza, come nelle altre circostanze in cui ho avuto modo di incontrare il cardinale Lo Iudice, ho visto il suo pensiero profondo, la sua cultura, la sua spiritualità, ma allo stesso tempo la semplicità e l'immediatezza nelle relazioni che aveva con tutti, con me, con le istituzioni, ma anche con le ragazze, con i ragazzi più giovani. È un privilegio per la Toscana, è un dono per le donne, per gli uomini affidati alla sua cura pastorale. E il cardinale Lo Iudice, prima che essere un uomo di chiesa, è un pastore, è una persona semplice, una persona che sa essere vicino all'altro, al prossimo, con un gesto, con una parola buona, con grande umanità e grande semplicità. E allora io sono davvero felice di averlo incontrato nel mio cammino e di aver ricevuto da lui anche consigli, perché poi con le parole semplici si prova a rendere migliori anche gli altri. Ecco, io davvero faccio a lui un grande in bocca al lupo per l'impegno pastorale, ma soprattutto per la sua voglia di investire sui giovani, sulle ragazze e ragazzi e sul loro impegno. E credo che questo è qualcosa di unico, di grande, qualcosa di importante per le nostre comunità. Bentornati. Il presidente Mazzeo è stato molto molto gentile con il cardinale Lo Iudice, l'ha definito addirittura un dono per questa comunità. Che dire, ci siamo incontrati varie volte, ci siamo confrontati, abbiamo avuto modo di appunto dialogare. Lui è stato soprattutto su Vignano. Esatto, sì, su questa tenuta che a me ha colpito immediatamente, quando ne ho saputo dell'esistenza, adesso non ricordo come è venuto fuori chi me ne parlò per la prima volta, voglio andarla a vedere, e da lì appunto l'idea che un luogo, essendo fortemente evocativo, potrebbe diventare un luogo dove il valore viene trasmesso, perché sai di certe cose se ne può parlare dovunque. Bagno in piscina con... a Suvignano. Chi fece un bagno? Il ministro Salvini fece un bagno in piscina. Il giorno dopo del palio, sì, fece il famoso bagno in piscina a Suvignano e l'ha tenuta confiscata alla mafia. Ho visto la piscina. Un anno prima che lei arrivasse, però, su quella storia. Quindi. Per carità, insomma. Cioè, ma ripeto, se dovesse capitare che ci incontriamo, mi sarei ben lieto. Ma io sarei favorevole per Suvignano, perché casomai organizzo un dibattito su questa storia. Cioè. Però lei ha incontrato Mazzeo anche in un'altra occasione particolare. Sarà un argomento delle foto, ma lei cosa pensa della benedizione delle coppie gay, che per quanto molti nella dottrina la visionisco un passo avanti ma non una svolta, per me rappresenta una svolta invece. Allora, teniamo conto che qual è la vera svolta? Che si, diciamo così, ufficializza qualcosa che da sempre appartiene al nostro contesto, presupponendo che questo è scritto nel documento, nella nota fatta dal prefetto e controfirmata dal Papa, che non deve essere uno scimmiottamento, non deve essere niente di tutto ciò, ma può essere, se richiesta in una maniera adeguata, un segno di preghiera e di benedizione fatto a delle persone che vivono in una determinata situazione, e tu dai la benedizione non perché sono una coppia di fatto, sono due uomini o due donne, ma perché sono due persone. Io faccio sempre questo esempio su un tema che da tempo veniva dibattuto, ma quando io vado a benedire e qualche volta mi capita anche adesso, a benedire le famiglie nelle case, ma io stavo a dire, no aspetta, voi che siete, per chiunque fossero, io non ho idea quante potrò averne incontrate anche di coppie di questo genere,
situazioni anche abbastanza così, ma si benedicono gli animali, si benedicono le macchine, diciamo così. Anche si benedicono se... anche gli yacht, vi dico anche un'altra cosa. C'è un suo predecessore cardinale che benedisse uno yacht. Vabbè, anche questo è possibile, perché invocare la benedizione... Ma teniamo conto che non si benedice mai il mattone, lo sportello della macchina, ma la benedizione è una preghiera di invocazione fatta alle persone, fatta a Dio ovviamente, nel bene, a beneficio delle persone. Se noi leggiamo il benedizionale, che è il libro liturgico apposito per tutti i tipi di benedizione, noi troviamo nelle parole che si esprimono all'interno della preghiera anche la benedizione delle macchine. Non si dice benedici questa macchina, benedici i conducenti di queste autovetture affinché nei loro percorsi di lavoro e di svago possano trovare il bene, eccetera, eccetera. Questa è la logica, quindi è una benedizione data alle persone. Adesso il fatto che si sia ufficializzata questa cosa probabilmente per spegnere, ma non so quanto ci si riuscirà, tutto un tema, cioè tutta una sorta di forza che tira un po' indietro. Sì, lei ha anticipato questa svolta, anch'io la ritengo una svolta, perché per la prima volta si parla di coppie gay in ogni caso. Voi, certo, la Chiesa ha sempre benedetto le persone singolarmente, mai come coppie. Questa è la svolta, è il passo avanti verso una possibile inclusione maggiore delle coppie gay nella Chiesa. Però lei, posso dirle, anche se ha tema di passare per, come dire, abbastanza ben disposto nei suoi confronti, lei ha anticipato questa svolta e la vedrà quando vedremo una foto prossimamente di questa visione. Però passiamo invece a un altro passaggio. Da un po' di tempo lei è anche vescovo della diocesi di Montepulciano, Pienza e Chiusi. Sì, sì, esatto. Spieghi a uno che ha legami anche con questa diocesi cosa vuol dire riunire due diocesi in persona episcopi. Cosa comporta praticamente? Semplicemente che invece di avere due vescovi distinti ne hanno uno solo. È come quando un vescovo chiede a un parroco di essere parroco di più parrocchie. Possono essere due, possono essere cinque, possono essere 96, ecco, 8, 9, ed è, tutto è possibile. Ci sono parroci che sono parroci di 8, 9 parrocchie. E significa che si continua a fare lo stesso tipo di servizio in maniera più allargata. Io scherzando dico sempre, sono chiamato a fare il doppio delle cose nella metà del tempo, il che non è semplicissimo, però più o meno è questo. Però francamente sono due diocesi apparentemente diverse, anche se unite nello stesso territorio provinciale più o meno. Sì. Lei ci vede molte differenze, molti punti di contatto? No, io ci vedo delle storie che chiaramente che hanno camminato in parallelo per tanto tempo, ma ci vedo anche tantissime, a differenza magari di altri confratelli, ormai siamo 20 in Italia ad avere due chiese, come io le chiamo, due chiese sorelle. E a differenza di altri diocesi ci sono in 20... 20 vescovi in Italia, all'oggi abbiamo due diocesi, nel senso che siamo vescovi di due diocesi, l'ultimo qualche... adesso sì, anche qui è Pistoia e Pescia. Pistoia e Pescia uniti in persone episcopi con il vescovo di Pistoia, perché appunto il vescovo di Pescia lasciava, andava in pensione. Quindi io ci vedo un territorio molto molto simile, oltre alla stessa provincia, e anche con tanti, ho la fortuna di aver avuto, cioè di avere tanti, la maggior parte dei sacerdoti che hanno studiato insieme al seminario di Siena, quando a Siena c'era il seminario, quindi si conoscono praticamente tutti, alcuni sacerdoti più grandi, più adulti. Tutti hanno studiato a Montarioso? La maggior parte hanno studiato a Montarioso, esatto, perché Montarioso era il seminario regionale della Toscana Sud, fino a una decina di anni fa forse, e prima di essere chiuso. E quindi la maggioranza dei preti si conoscono, tanti di quelli più grandi sono stati docenti di quelli più giovani, questo in qualche modo facilita, cioè difficile trovare un prete di là che non conosca un prete di qua, se non gli ultimi arrivati o qualche sacerdote straniero che magari si è aggiunto negli ultimi anni. Questo sicuramente ecco, facilita. Qual è la carta d'identità dei sacerdoti delle due diocesi? Cioè per esempio, posso dire, nella diocesi di Siena con le Valdese Montalcino, ci sono più stranieri, più preti stranieri o meno preti stranieri? No, ci sono, diciamo così, su 50, attualmente nella diocesi di Siena Colle Montalcino, su 56 preti diocesani, stranieri saranno una quindicina. E di là un po' meno, lì sono un po' meno, sono 36 preti, saranno sì, più o meno una quindicina di preti stranieri.
e quindi un po' il peso è maggiore, un pochino di più, sì. Però si è accorto di avere un patrimonio immobiliare fantastico in queste questo si, devo dire anche un po' un peso da questo punto di vista, sì, perché la Chiesa è importante, ma è anche un peso che si trascina dietro tutta questa roba. Cioè, se si riuscisse a essere più liberi, sarebbe, per certi versi, tante cose sarebbero più semplici. Una delle fatiche maggiori dei parroci, posto che ci riescano, perché non tutti sono capaci ad amministrare dei beni, è proprio quello di gestire. E allora io dico, ma questo lo dicevo anche a Roma, non è diverso, è diverso un contesto, ma dove il rischio è che noi siamo molto più impegnati nella gestione che non nella missione. E questo è un problema. Sei accorto di questa storia che il più grande, il più antico convento abbazia della Toscana adesso in vendita? So che non è suo, so che è di una compagnia di suori, di una congregazione di suori vincenziane, sì. So che è in vendita da tanto tempo, non so i dettagli, ho chiesto qualche informazione, perché non è gestito dalle suore qui che sono a Siena, a San Girolamo. Tra parentesi, Suor Nevia sarebbe una delle suore di... Certo, però diciamo così... Che è una figura simbolo a Siena. Ma in pochi anni, lei è venuta pochi mesi prima di me, ci siamo paradossalmente rincorsi, e anche qui, visto che ha citato Suor Nevia, un aneddoto che racconto spesso è che quando lei mi chiamò per dirmi, sai, Don Pare, era verso febbraio del 19, mi hanno mandato a Siena, dico, a Siena, ma... Allora per consolarla un po', dico, ma guarda che Siena è una bellissima città, io la conosco, ci sono stato qualche volta. Cioè, una di quelle secondo scene... me è stata Suor Nevia che ha detto al Papa, lo conosce sicuro. E poi insomma quello che è accaduto qualche quindi mese dopo. Quindi lei non si preoccupa di questa vendita in qualche modo, anche perché la guarda da lontano. Ma cioè spero che sia una... Cioè, voglio dire che ci si pensi bene a chi la si vende, tutto qui, perché sempre di oggi poi vendere un immobile del genere è difficilissimo. Lo vedo con alcuni immobili della diocesi su cui c'è un impegno che dura negli anni, cioè non è una cosa che risolvi. Ho chiesto a chi di dovere, alla generale, insomma, se ritiene opportuno informarmi, farmi sapere qualcosa, ma senza togliere nulla, perché è un loro pieno diritto vendere cose che non riescono più a gestire, men che meno. Ha bisogno di ritocchi notevoli. Mentre invece una vendita che è apparsa, che è andata molto liscia, è quella a San Casciano dei Bagni. Quella è stata liscissima, si direbbe, ma lì si è unito, ovviamente un interlocutore è lo Stato, il Ministero, quindi voglio dire che non è un interlocutore qualunque, e si è unita una necessità immediata, e quindi ha fatto sì che in pochi mesi si è conclusa la vendita dell'immobile. È uno dei tasselli più importanti. Lei è contenta che la Val di Chiana sia finalista tra le capitali della cultura? Direi proprio di sì. Spero insomma che vada avanti, anche perché per me, lo dicevo a un collega qualche giorno fa, vale questo. Un collega cardinale o un collega giornalista? No, un collega giornalista, collega suo. Un paio di giorni fa, due o tre giorni fa, e gli dicevo, che mi chiedeva proprio, mi faceva proprio questa domanda, e gli dicevo che il bello anche di quella realtà è che i comuni della Val di Chiana sono proprio i comuni della Val di Chiana, cioè si sentono, ho detto, in fondo anche loro vivono un'esperienza sinodale come quella che cerchiamo di portare avanti noi. Lei sta anticipando anche un'altra cosa, però se le facessi la domanda, qual è il suo rapporto con la politica nazionale, regionale e locale? Partendo dal presupposto che chiunque è chiamato a governare lo deve fare, e dal mio punto di vista chiunque ha la responsabilità di una comunità, di una parrocchia, addirittura di una diocesi, è tenuto a dialogare costantemente con l'istituzione. Per me è stato normale a Roma interloquire con i presidenti dei municipi dove sono stato e anche con i sindaci, con i quali devo dire, e qui anche di recente insomma ci sono stati dei contatti, per esempio mi ha telefonato qualche... Questa a Roma, però a Siena? Roma. In Toscana? Anche in Toscana, devo dire che abbiamo immediatamente, perché è stata un po' la prima cosa, che una delle prime cose che mi è venuta in mente, di incontrare i sindaci della diocesi, e cosiddetta, scherzosamente soprannominato questo incontro dal sindaco di San Gimignano, soprannominato l'Anci diocesana, che, che praticamente due volte l'anno stabilmente ci siamo incontrati con tutti loro, affrontando delle tematiche che riguardavano ovviamente i territori, e abbiamo affrontato temi, tra l'altro che lei ben conosce, il caporalato, l'educazione, l'immigrazione, insomma, e continueremo anche adesso, insomma, anche qualche giorno fa. C'è qualche politico che le piace particolarmente? A tutti i livelli, mi dica lei chi le piace, per esempio. Bah,
non so, certamente il Presidente della Repubblica è al di sopra delle cose, mi sembra una... E devo dire, i Presidenti della Repubblica che si sono seguiti, è vero che non avevano il ruolo, cioè un conto è Presidente della Repubblica e un conto è fare il Premier. Direi che è un po' il contrario, quello che a me non piace della politica, soprattutto italiana, è questo clima di belligeranza, per cui anche le opposizioni, quando diventano opposizioni, devono a prescindere agire contro, e questo secondo me non è utile. Mentre invece se si mettessero a frutto, come dico sempre anche tra di noi, penso anche al nostro ambito ecclesiale, se mettessimo a frutto l'intelligenza, la fantasia, la capacità di scandagliare i problemi e li inquadrassimo in una situazione concreta, oggettiva, che riguarda la realtà e non fosse solo il darsi addosso. Il Presidente della Repubblica mi sembra una persona veramente al di sopra di ogni sospetto, che ho incontrato varie volte, anche nelle sue vacanze, quando era nella tenuta di Castel Porziano, quando io andavo da lui, no, io andavo da vescovo di quella zona, andavo anche lì in una parrocchia a celebrare, anche all'interno della tenuta esiste la parrocchia di Castel Porziano con un parroco che è una delle 59 parrocchie che io avevo nel settore sud, e di solito d'estate andavo una volta il 15 di agosto sulla spiaggia e una e volta lui era già presidente, no? Lui era già presidente, sì, io l'ho trovato già presidente, e una volta nella cappella, una piccola chiesa dove nei 4 anni ci sono andato durante il mese di luglio, lui il sabato e la domenica lì, lo trovava, era lì al primo banco in camicia, dignitosissimo come al solito. Ci ha mai parlato? Sì, poi ci trattenevamo. Si è confessato dopo da lei? No, 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 confessato no. Però insomma ci intrattenevamo così per un caffè. Non l'avevo mai fatto. Sai che ricordo con piacere il pellegrinaggio che facemmo l'11 ottobre a Roma? È stato il primo ad averlo fatto, sapeva anche questo ovviamente. Il primo in che senso? Di Siena che ha fatto questa storia. Ma io penso, cioè nel senso, certamente almeno da con me viventi, interdiocesano, interdiocesano certamente, perché anche perché non c'erano la stessa diocesi. Però io penso che durante i giubilei siano stati fatti dei adesso, ma c'era la Colle era una diocesi a parte, si figuri. No, nel giubileo del 2000 erano già diocesi unificate. Il giubileo della misericordia dello scorso 2015, adesso non saprei dare il dettaglio, ma so che sono state fatte dei pellegrinaggi a Roma in stampo giubilare, insomma. Però ogni diocesi si muoveva per fatti suoi, lei prima ad averlo fatto interdiocesano. Come interdiocesano, certo, perché prima le diocesi non erano unite in persone episcopi. Che ricordo di quel giorno? Allora, senz'altro, non è stato semplice, e qui devo dire... io lanciai l'idea, e il primo che ne parlai credo furono i vicari, in particolare Don Vittorio, che ebbe l'ardire di prendere in mano, e ho detto: Don Vittorio, ci pensi tu, mi ricordo, disse a questo, per l'organizzazione pratica, per i pullman, che non è una cosa semplice muovere. Uh-huh. E partimmo mesi e mesi e volevamo farlo a maggio. Poi quando ci rendo Don Vittorio mi disse: ma guarda che non riesco a trovare neanche i 5 pullman uno dietro l'altro, mancava troppo poco, rimandammo la cosa, ho detto: vabbè, lasciamo perdere, la faremo dopo l'estate. Tentai a fine settembre, ma mi rispose il Papa, dice, no, il Papa è in Mongolia, e allora buttai lì l'11 ottobre, l'anniversario del Concilio, una data insomma che mi sembrava anche significativa, comunque era un mercoledì, e a quel punto si è messa in moto la macchina organizzativa, non semplice, che ci ha fatto rendere conto che se uno vuole organizzare una cosa del genere, non è naturale che tu alzi il telefono e prenoti 50 pullman, no. Li devi cercare in maniera disperata, a destra, a sinistra, sopra, sotto, attraverso amicizie, perché uno si dirà come, non ci sono i pullman in giro? No, nel senso che non ci sono gli autisti, il Covid ha dato anche una grande, purtroppo ha fatto entrare in crisi anche tante ditte di trasporto. Insomma, ci siamo riusciti, e certamente l'essere in piazza, sentire, percepire che tra le tantissime persone che c'erano, circa 3.000 e rotte persone eravamo noi. Io avevo ovviamente avevo chiesto di poter andare qualche giorno prima dal Papa per raccontargli un po' chi, e lei che gli ha detto il Papa? E gli ho detto chi eravamo, cioè dico: guardi, lo sa che lo sapeva, insomma, perché gliel'avevamo detto prima, però volevo dire: guardi, ci saranno, non so, le due diocesi, ci saranno i gai, ci saranno i sindaci, ci saranno, non so, alcuni qualche ragazzo straniero pakistano ospitato nelle nostri centri, ci saranno dei detenuti delle due carceri. Vero. Di San Gimignano e di Siena, Santo Spirito. Insomma, per fargli avere un'idea, ci saranno dei bambini, dei ragazzi e così. E questo, e poi la giornata, e certamente dopo l'incontro con lui anche la messa nella Basilica di San Pietro, dove io era la prima volta che presiedevo la messa. Tante volte ho concelebrato anche col Papa, insomma,
tantissime volte, però non mi era mai capitato di presiedere all'altare centrale e la messa in San Pietro, e quindi anche questo è stato un segnale. E allora, ricordo anche un applauso, veramente fu per lei fu una giornata abbastanza importante. Direi penso di sì, perché percepì che il primo momento in cui riuscivo a mettere insieme una parte, diciamo, delle due diocesi, lo facevamo sulla tomba di Pietro, cioè quindi dove la fede è cominciata, la fede cristiana. Quindi mi è sembrato. Come viatico non è male per un'unione. Sì. Infatti, ma ripeto, non posso dire che di averla elaborata, cioè precedentemente, l'ho vista, eravamo lì, mi sono reso conto che eravamo. Cioè, vi siete ritrovati in un'unione de facto. Esattamente, così, esatto. Senta, le faccio una domanda che può avere un secondo fine. Qual è la prima parola che le viene in mente, il primo pensiero che viene in mente su Papa Francesco? Adesso. Su di lui, cioè sulla sua persona? Sulla sua importanza sia nella Chiesa, su quello che può dare ancora al prossimo cammino sinodale, come per lo chiama lei. Che è anche una delle sue espressioni, è quella di cambiamento d'epoca. Cioè lui ci ha introdotto fortemente in un contesto del quale dobbiamo convincerci che non è più quello di prima, cioè che è profondamente cambiato. E poi soprattutto questo suo come dire, aver in qualche modo, lo dico così, derubricato questa solennità del pontificato, da tanti viene criticata questa cosa, e aver tentato di riportare la fede cristiana e la vita della fede cristiana alle origini del Vangelo, perché tante sovrastrutture si sono accumulate nel corso dei secoli. Cioè dice che ha levato la forma e ha messo più sostanza nelle diciamo cose. Diciamo così, che certamente meno spazio alla forma e più alla sostanza, che c'era anche prima, non si può negare assolutamente, anzi. Ma io quello che mi chiedo sempre, se la nostra fede è una fede che parte dal Vangelo, io non posso trovarmi in un contesto in cui tutto è fuorché Vangelo. Questa era un po' per me la contraddizione che a volte si rischiava di vivere quando i contesti, gli ambienti erano eccessivamente principeschi, così sontuosi. Io immagino una foto di il Cardinal Bertone con una, non so come si chiama, una pianeta fatta di missione che era eccessivamente lussuosa, e il Papa che passava accanto e lo guardava come se guardasse. Vabbè, però questo lasciamo. Ma lei è convinto che questo cambiamento d'epoca resisterà anche a dopo Francesco oppure no? Ma il cambiamento d'epoca non è tanto relativo a Francesco, ma quanto al mondo, alla realtà. Diciamo che la Chiesa che si adegua alla nuova epoca resisterà. Chiesa non che si adegua, che cerca di entrare in dialogo, perché il problema non è adeguarsi, quasi come appiattirsi sarebbe negativo, ma è entrare nel vivo della realtà in cui sei, altrimenti vivi un mondo a sé stante. Cioè, come dire, esattamente il contrario di quello che Gesù nel Vangelo ha voluto fare. E anche a suo tempo c'era chi essenzializzava l'esperienza della fede e si ritirava. Siccome non ci possiamo contaminare, facciamo un mondo a sé, a parte. C'erano anche dei gruppi che si ritrovavano nel deserto, eccetera. E questa è la cosa strana, che io dico, è talmente ovvio nelle radici del cristianesimo questo, che mi riesce difficile capire perché non viene capito. Perché il Vangelo, il cristianesimo, non è la ricerca di un circuito, di un club, di un gruppo di persone che devono custodire o custodirsi non si sa in che senso, ma quello di un lievito, nell'immagine del lievito, che si polverizza e che entra nella pasta. Da qui per me non dovrebbe esistere la paura della contaminazione, la paura della siamo invasi, no? Quando qualcuno pensa alle invasioni di altre religioni o dell'Islam, o la paura di dire sta smontando la Chiesa, questo è l'assurdo. Il problema è a monte, il problema è che noi abbiamo indebolito la fede, che la fede oggi è un po' così, cioè molto, molto annacquata, molto mediocre. Se la fede fosse una fede forte, chiara, sostanziale, tutti questi problemi non ce l'avremmo. D'altra parte il nostro scopo è anche questo, aiutare le persone a irrobustire la fede, cioè ad aprirsi alla grazia di Dio in buona sostanza. Questo secondo me è il vero, una delle vere novità di Francesco, e nello stesso tempo il suo, cioè il contenuto, io lo vedo assolutamente in linea con almeno con chi l'ha preceduto,
in una forma completamente diversa. Questo è il punto. E chiaramente se si dà troppo spazio alla forma si rischia di, appunto, di fermarsi lì e di dire siccome non porta la mitra con le gemme oppure la liturgia, no, non è questo secondo me, poi per carità io no, esprimo un'opinione. Io le auguro che francamente dopo nel futuro questa sostanza continui ad avere forza. Ma quali sono, prima di introdurre l'aspetto che mi piace di più del programma, le foto, quali sono i suoi programmi per il 2024? Dal 1 gennaio diventerà anche giudice di Cassazione del Vaticano. Questo altro impegno che il Papa mi ha chiesto insieme ad altri confratelli, del quale sinceramente so poco ancora, gliel'ho chiesto proprio quando andai prima del pellegrinaggio a incontrarlo, e lui mi ha detto, io gli ho detto guarda, mi dica, ci dica, insomma qualcuno ci dirà, perché non siamo esperti di queste materie, per cui se lui ha voluto e ha chiesto che fossimo noi a occuparci addirittura in ultima istanza di certe questioni particolarmente delicate, come ben possiamo immaginare, spero, ecco, spero di poter dare un contributo in base a quelle che sono le mie competenze e capacità, non posso inventarmi in un'altra veste. E vedremo, è tutta una partita tutta da giocare, un servizio tutto da scoprire, vedremo un po', insomma, ecco, quando sarà il momento vedremo, ne parleremo e impareremo anche questo e proveremo a dare anche lì un contributo. Perfetto. Adesso prego la regia di mandare le foto e vediamo un po' quali sono le reazioni del cardinale alle foto che abbiamo pensato per lui. Sai chi è la prima foto ovviamente con lei? È lui che mi ha dato il suo numero di telefono quando non la conosceva. No, addirittura. Sì. Non proprio direttamente lui, ma che un suo collaboratore. È il cardinale Matteo Zuppi, qual è il suo rapporto con lui? Beh, insomma, ci conosciamo da tanti anni, un rapporto molto amichevole, sì, senz'altro, sì. Sì, lui c'ha tante esperienze. Qua eravate a un dibattito all'università. Sì, credo. L'ultima volta che è avvenuto. Siete stati anche in qualche modo concorrenti per la carica da. Ebbene sì, per la presidenza della CEI. Ma lei che cosa pensava? Voleva farlo il presidente? Io quando è venuto, non in questa occasione, ma quando è venuto a Santa Caterina, no, scherzavamo a tavola. E c'era, sì, è vero, venne a una festa di Santa Caterina. Precedente, scherzando, si dice: senti, Matteo, io gli dissi: senti, in questa occasione. Mo io già ce n'ho tante, dico questa volta fallo tu, magari poi un domani dopo di te se servirà lo farò io, però adesso fallo tu, ti prego. È una staffetta tra voi due. È una battuta ovviamente, perché non è che lo decidiamo noi, lì sono i vescovi che votano, quindi, però glielo dissi proprio con una serenità, perché ho detto non so, poi tutto, io ho detto nella vita tutto ma si avete fa. Fatto campagna elettorale? Lei ha fatto campagna elettorale? Ma assolutamente no. Sapevo che da Bologna i miei colleghi di Bologna mi dicevano: guardi, è sicuro, non è il tuo, è il mio. Ho detto: vabbè, non c'è problema. Cioè, prego la seconda foto. Sai chi è lui? Sì. Adesso per i telespettatori, lui è il cardinale Becciu, che sarebbe recentemente condannato per lo scandalo del Palazzo di Londra. Che cos'è per lei questa storia? Questa è una foto di anticipo del suo ruolo da giudice di Cassazione in qualche modo oppure no? Non lo so, potrebbe essere, perché dipende come procede. Adesso ovviamente che i suoi difensori chiederanno, andranno insomma in appello e quindi poi vedremo quello che succede. Che dire, noi non ci siamo incontrati, ci conosciamo di vista, ma ci siamo incontrati, abbiamo parlato una volta per una certa questione. Ma lui è ancora cardinale o no? Cioè, il cardinalato, essendo una, come dire, un dono, cioè una cosa che il Papa chiede, no? Come un incarico che ti dà, faccio per capirci, un grado che lui ti dà, no? Come fosse il generale, ha l'autorità anche di revocartelo, cosa che non accadeva, cioè non è accaduto quasi mai. In questo senso il Papa in maniera molto reattiva ha avuto questa, probabilmente perché... Capisco, e poi per carità tutti si augurano di essere, che un accusato sia innocente, questo non mettiamolo mai in dubbio, finché non finisce almeno i tre gradi di giudizio. Ma sai che deve affrontarlo questo, prima o poi dovrà affrontare questo, ma lei che idea si è fatta di questo scandalo del palazzo? Io anche lì non è che posso dire di aver letto, approfondito chissà che cosa, mi rendo conto che forse tante volte dove girano tanti soldi, dove si maneggiano tanti soldi c'è il rischio di essere così. Di farsi trascinare, di magari di non, un po' quello che ha detto lui, che ho letto, che ha detto lui qualche sera fa da Bruno Vespa, cioè l'idea che io non ero io che gestivo questa cosa, non ero io il diretto responsabile, e ci sta,
il che non ti, purtroppo questa cosa non, sì, è che ti esonera dalla responsabilità. Esattamente, il mancato controllo è una cosa, si chiama colpa in vigilando, anche, certo, se in questo caso è molto più, certo, pesante. Certo. Terza foto, questa per lei è una sorpresa, riconosce queste due donne? Oh mamma mia, dove siamo qui? No, qua siamo a Torino, lui era l'ex direttore della stampa, il direttore Massimo Giannini, ma le due donne sono Francesca Pascale e Paola Turci. E Paola Turci, sì, 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 adesso mi sono... E qua si ritorna sia a Mazzeo sia alla storia delle coppie gay. Quando si sposarono, diciamo, quando ci fu l'Unione Civile a Montalcino, il sindaco Franceschelli, forse già senatore, venne a Palazzo San Sidonio a vedere il palio, sì, e sì, lei lo accolse e lei mi disse... Eravamo io, lei, Franceschelli e Mazzeo, uh-huh, e lei disse davanti, parlando con Franceschelli, dicendo: ma sei andata a sposare le due, perché alle 5 era a sposare, sì, loro, sì, alle 6 era a sposare. E lei disse: secondo me la Chiesa deve adeguarsi ai tempi che cambiano. Ricorda quelle frasi che disse allora? No? Non perfettamente, ma certamente posso averlo detto, ma non tanto adeguare, perché voglio dire, comunque è un matrimonio civile, non è che... O prendere atto dei tempi che cambiano. Forse sì, questo, prendere atto sicuramente ci sta di più. E ripeto, un matrimonio civile, che quindi non ha nessuna implicanza di natura religiosa, però quello che dico e continuo a dire, ripeto, noi non serve mettere la testa sotto la sabbia, serve prendere atto della realtà, ma serve, secondo me, quello che dicevo, cioè costruire e robustire sempre di più la propria radicalità di fede. È solo su questa che tu potrai affrontare delle questioni anche estreme. Per fare un esempio, noi non, magari non siamo abituati, chi è abituato a vivere, e qui ricito il Papa, chi è abituato a vivere in una condizione di estremità, dove tu sei costretto a vedere, non lo so, bambini che muoiono davanti a te. No, ieri eravamo appunto con il questore in questa casa del centro dei bambini, che stanno bene, tranquilli, beh, hanno le loro tragedie alle spalle, ma stanno bene. Io ho visto degli agenti, insomma degli agenti di polizia, delle donne con le lacrime agli occhi, perché magari vedevano... E lì siamo, tutti hanno pianto, l'ha detto all'Antoniano di Montepulciano. E lì siamo in una condizione. Ma quando tu vedi veramente persone, bambini che muoiono, che ti muoiono in braccio, cioè, è come dire, vai oltre quella situazione che ti può magari far ragionare su problemi di molta minore importanza, e quindi certo cambia un po' il criterio di giudizio. Cioè, quando tu hai visto morire gente, morire di fame, chiedere, se altri problemi li consideri sicuramente minori. Che voglio dire, non c'entra col discorso delle due donne, ma... Ma perciò le dicevo che le anticipò la svolta della cosa. Però, ma ripeto... Dare un senso, la giusta misura a un problema che non è centrale. Certamente, come giustamente dice il documento, questo documento pontificio del Dicastero, non si tratta né di fare cerimonie, né pseudo matrimonie, niente. Di offrire una benedizione a delle persone che si dispongono, che la chiedono, si spera che la chiedano nel modo dovuto, perché se poi diventa una richiesta solo provocatoria, speriamo che non succeda, ma immagino che succederà anche questo, no? Che adesso vedremo qualcuno che andrà in giro a chiedere benedizioni, dicendo, trovando chi le dà e chi non le dà. Ne riparliamo fra qualche mese, insomma. Su questo sono pienamente sicuro che succederà. Purtroppo... E si tratta di anticipare. Prego la quarta foto. Questa è la sfida a riconoscerla, forse la riconoscerà solo lei. Sai chi è lui? Ah, l'ho beccato. Chi è questo? Lui è il cardinale Farrell, il presidente della Corte di Cassazione che le andrà, di cui le farà parte di questa giudizio. Sì, lui. L'ho scelto proprio perché, francamente per conclusione lo genere, perché lui anticipa anche i futuri passaggi della Chiesa, quindi sia la sua nomina a giudice della Cassazione sia anche il sinodo, sarà un anno importante. Quanto c'è il giubileo programmato? Nel 2025? 25 inizierà a Natale del prossimo anno, quindi sì, la notte di Natale del 24 inizierà il giubileo. E lei ha già dei programmi? Ma diciamo così, noi stiamo portando più che programmi, date, c'è un calendario giubilare generale, poi lo realizzeremo verso la fine dell'anno. Questa è la domanda che precedeva il cardinale Farrell. Quali sono i suoi programmi per il 2024? Allora, noi lei resterà qui, ovviamente. Penso proprio di sì. Dico a tutti, state tranquilli, non me ne vado, state tranquilli. Anzi, preoccupatevi, qualcuno dice... No, no, scherzando. Dunque, il giubileo è certamente un evento che andrà preparato e lo stiamo già facendo. Io sto cercando un pochino di traghettare la riflessione che abbiamo fatto in questi due anni sul cammino sinodale all'interno della proposta e del cammino giubilare, che devono essere, secondo me, consecutivi, cioè uno dietro l'altro.
compresa l'equipe che ha coordinato un po' il cammino sinodale, a cui abbiamo chiesto di continuare a vedere un po', a fare in modo che certe occasioni, che certe situazioni, certi appuntamenti, certi eventi siano un'occasione di bene per la nostra città. Avremo anche lì, il prossimo anno, avremo un pellegrinaggio insieme a Montepulciano a Lourdes a luglio, a fine luglio, un pellegrinaggio interdiocesano 2024, 24, l'unità alzi. E quindi con i malati, con i treni. Sì, malati, per chiunque vorrà venire, giovani, qui abbiamo una bella presenza giovanile in unità alzi qui a Siena. Avremo poi, che è diversa, in particolare a febbraio, la visita ad Limina, cioè tutti i vescovi della Toscana ci recheremo insieme dal Papa e in tutti gli uffici di Castelli Vaticani, presentando un po' quella che è la nostra diocesi. Quindi su questo si sta rielaborando, ogni servizio, ogni ufficio sta facendo le sue relazioni da presentare al Papa e poi tante altre cose, cioè senz'altro mettere insieme il discorso dei giovani, riproporre e risottolineare il tema dell'annuncio vocazionale. Annuncio, noi non dobbiamo condizionare nessuno, anzi, anche la bella esperienza che sto vivendo in questi giorni, che replica quella di giugno. Io ho in casa circa una venticinquina di ragazzi di Siena che vivono in casa, in Palazzo Arcivescovile. Con lei? Con me, sì, con me, nel senso, noi ci vediamo come anche stamattina, ci ritroviamo alle 7 per le lodi nella cappellina del palazzo, poi loro vanno a scuola, chi va a scuola, chi all'università, chi studia, poi ci si ritrova per dei momenti e poi ci si ritrova la sera per riflessioni, catechesi, la cena e il pranzo sempre insieme. E poi loro studiano e poi altri momenti, insomma, di riflessione, di approfondimento. Lei ha già dato, ovviamente, per quanto riguarda gli studi, oppure sta studiando ancora qualcosa? Non si finisce mai, ovviamente, di studiare e di aggiornarsi. Certamente, ovviamente, non riuscirei a portare avanti altri studi accademici, però certamente l'aggiornamento non può mancare, anche solo per seguire questo momento così particolare di... della vita della Chiesa, che credo sia... Sì, anche perché io penso che sia un momento di iato, nel senso di separazione. E di passaggio. Esattamente. Con questa foto di Farrell, con questa premessa di che cosa accadrà nel 2024, vi do la buonasera per il termine di questa settima puntata. E vi assicuro che sono convinto anch'io che sarà un momento di epoca, di passaggio, e in qualche modo sono d'accordo con il Presidente Mazzeo che il Cardinale Ruiz sia stato un dono per questa comunità. Più che per la figura del ritorno del Cardinale, per aver dato, ricucito diversi strappi di un tessuto di comunità che in queste terre si stava perdendo. Buonasera a tutti.